Quell'argomento di oggi è la prima parte che riguarda gli animali e vedremo un grandissimo numero di animali invertebrati prima e poi passeremo a animali vertebrati e un piccolo gruppo di invertebrati lo faremo domani. Per fare tutta questa nostra discussione su come sono fatti questi animali, seguiremo uno schema, un albero filogenetico degli animali che ci illustra le parentele tra questi gruppi e l'albero che vi ho preso, e questo è il primo che ho trovato online, non è che sia, potreste trovare anche versioni diverse con opinioni un po' diverse di come sono collegati i vari taxa, però tutto sommato più o meno lo schema sarà questo. Allora, dunque, gli animali più semplici, cominciamo a partire dagli animali più semplici e più primitivi, che sono più simili a organismi unicellulari. Dunque, gli animali sono tutti quanti pluricellulari e hanno tutti uno schema di vita diplonte, cioè l'animale adulto ha tutte le cellule con doppio corredo cromosomico, quindi con due versioni di ciascun cromosoma, e le sue cellule riproduttive hanno una sola versione del corredo cromosomico, quindi come nel caso dell'uomo, le cellule dell'uomo hanno doppio DNA. E le spermatozoi e gli ovuli hanno singolo DNA, quindi facile, non ci sono tutte le complicazioni che abbiamo visto nel caso invece delle piante, che avete visto è una cosa estremamente complicata. In compenso, gli animali sono molto molto più diversificati delle piante. Nelle piante ci sono pochi gruppi e la stragrandissima maggioranza delle piante sono piante angiosperme. Negli animali invece non funziona così, ci sono moltissimi gruppi che hanno avuto successo e che si trovano abbastanza comunemente e che hanno una costruzione del loro corpo estremamente diversa e quindi dobbiamo vedere un po' per volta. Dunque, caratteristiche generali degli animali, abbiamo detto, sono pluricellulari, hanno questo ciclo di vita in cui l'organismo ha doppio corredo cromosomico e sono tutti organismi eterotrofi naturalmente, quindi si nutrono di altri organismi, che siano piante, che siano batteri, che siano altri animali, può essere varie cose. Okay? Allora, gli animali come le piante si sono sviluppati in mare e moltissimi ancora vivono in mare. Allora, cominciamo dal gruppo di animali più semplice e più primitivo che ancora vive sulla nostra terra. Questo gruppo è il gruppo dei poriferi. Poriferi, eccoli qua, li sottolineiamo qua, no? Porifera in latino, i poriferi. Lo scriviamo, porifera. Questi animali qui sono quelli che noi chiamiamo normalmente le spugne. Le spugne come animale, andiamo in cerca spugne, anzi scriviamo direttamente, scusate qua traballa la tastiera, scriviamo direttamente porifera, così vediamo subito, vi faccio vedere qualche immagine. Ok, ecco, queste sono delle spugne, non questa, queste sono delle vere spugne che voi potete vedere, e questi animali sono caratteristici perché sono un po' a metà strada tra essere unicellulari e essere pluricellulari, nel senso che sono fatte di moltissime cellule che vivono assieme in un'unica struttura, eccola qui, per esempio questa struttura qua, che è una spugna. Ma queste cellule sono più o meno scollegate tra di loro, cioè non sono organizzate in tessuti, si dice, cioè in strutture in cui le cellule hanno un criterio, per così dire. Okay? Questo fa sì che le spugne, se voi prendete una spugna viva, la potete prendere, metterla nel frullatore, accendere il frullatore, rimettere la spugna nel mare e le cellule si riorganizzano a formare questa struttura qui, o questa o quest'altra, a seconda della specie. Okay? Quindi sono animali, però sono composti, hanno una struttura del corpo che è estremamente semplice, è una struttura delle spugne. Allora, queste spugne hanno queste cellule e fuori dalla cellula producono vari tipi di strutture di varie sostanze. Ci sono spugne fatte di calcare, in cui le cellule vivono in una specie di grande scheletro comune di calcare. Ci sono spugne fatte di silice, che vivono in una specie di grande architettura di vetro, e ci sono anche spugne fatte di proteine, come per esempio le spugne naturali che noi peschiamo nel mare e usiamo per lavarci. Okay? Se io cerco una spugna naturale, qua vediamo spugna naturale, vediamo, okay. Ecco qui, queste spugne qui sono lo scheletro praticamente che voi potete comprare
supermercato è lo scheletro di questi animali. All'interno di questa struttura di proteine vivevano le cellule della spugna. E cosa si nutrono queste spugne? Queste spugne filtrano, hanno delle ciglia, tirano l'acqua all'interno della spugna e poi la filtrano l'acqua e assorbono le particelle nutritive che sono sparpagliate nell'acqua. Queste spugne vivono quasi tutte nei mari, pochissime vivono nell'acqua dolce e comunque sono tutti quanti organismi acquatici, sono gli organismi animali più semplici che vivono nel pianeta. Okay? Uno scalino un po' più su di complessità della struttura del corpo ci porta a questo secondo gruppo qui, il gruppo degli cnidari. Cnidari, okay. Scriviamo cnidaria. Cnidaria. Il nome di questo gruppo deriva dal greco cnide, vuol dire ortica, perché sono organismi che pungono. Sono fondamentalmente le meduse, i polipi del corallo e le idre e vari altri gruppi minori che adesso noi non entriamo, ok? Andiamo a vedere come sono fatti questi cnidari. Scriviamo cnidaria e ci verrà un po' di figura, immagino. Ok, questi sono tutti esempi di cnidari. Vedete le meduse che nuotano nel mare e questi qui, per esempio un'anemone di mare o un corallo, sono molto simili, okay? Che invece vivono attaccati a una roccia. Okay? Si dice che sono sessili, questa è la parola. Ora andiamo a vedere com'è fatta la struttura del corpo di questi animali. È una struttura molto semplice. Sono praticamente fatti così, come un sacco, in questo modo, okay? Con un'apertura qui. E poi qui hanno una serie di tentacoli. Allora, questa che ho disegnato adesso è una medusa. Okay? Un anemone di mare è uguale a una medusa, solo che è attaccata qua, praticamente. È attaccata così. Ha un buco qua e poi qua una serie di tentacoli, qua è attaccata al substrato. Okay? E questi animali cnidari sono generalmente tutti quanti dei predatori, cioè si nutrono di altri animali, anche grossi, che uccidono grazie ai loro tentacoli urticanti. Allora adesso andiamo a vedere come sono fatti questi tentacoli urticanti. Hanno delle cellule particolari che si chiamano gli cnidociti. Vediamo come sono fatti questi cnidociti. Ecco qui. È un tipo di cellula estremamente sofisticato. Vedete? Se c'è il disegno, eccolo qua. È un'unica cellula, il cnidocita di uno cnidario, che ha una specie di sensore qua e all'interno della cellula c'è questo lungo filo appuntito e queste spine, e all'interno di questo grosso vacuolo che c'è qui c'è del veleno. Allora, quando qualcuno tocca questo ciglio, scatta la cellula come una specie di arpione e spara in fuori questo filamento che si ficca nel corpo della vittima e la avvelena. Okay? E le meduse, e anche gli anemoni di mare e gli altri cnidari hanno questo tipo particolare di cellule, è una cellula estremamente complessa che gli serve per catturare le prede. E quando la preda è stata catturata, questa preda viene portata dal cnidario verso questa unica apertura. Quest'unica apertura dello cnidario viene chiamata la bocca e lo cnidario porta la preda dentro e all'interno di questo sacco all'interno vengono secreti, vengono prodotti dei succhi digestivi e viene digerita la preda dentro lo cnidario e poi viene assorbita. E poi i rimasugli di questa digestione vengono espulsi dalla stessa apertura, che è l'unica apertura del corpo. Quindi questa apertura qui fondamentalmente è contemporaneamente la bocca e l'ano dello cnidario. Okay? Che lo stesso coincidono. È una struttura quindi estremamente semplice in cui ci sono dei tessuti, cioè le cellule sono abbastanza organizzate tra di loro, ma non ci sono dei veri e propri organi interni, ok? Tranne alcune meduse particolarmente complicate, ma non vale la pena entrare. Okay? Questi sono gli cnidari, un gruppo molto diffuso, molto comune e anche molto antico, che si trova quasi solo, anche questo, quasi solo nei mari, quindi sono caratteristici quasi solo delle acque salate. Ok? Altro gruppo più piccolo, simile agli cnidari, sono gli ctenofori, che non importa, non
li nomino solo, i cui tentacoli hanno invece una specie di colla per attaccarsi alle prede. Vediamo qua che ctenofolo, giusto perché sono nominati, ma non è molto importante. Ctenofora, sono pochi. Okay. Questi sono degli ctenofori che vivono nel mare. Ok? Ctenofori. Dopodiché, una volta visti questi gruppi semplici, okay, occorre fare un piccolo ragionamento sulla loro struttura del loro corpo. Il loro corpo, se ci pensate, ha una struttura, visto da sopra, è come un disco. Okay? Hanno un'asse di simmetria che passa per il centro, ma non hanno una destra e una sinistra. Okay? Sono a simmetria raggiata, si dice, cioè come se appunto ci fosse un asse che passa al centro e basta. Non c'è un destra e sinistra, non c'è un davanti e un dietro. Gli altri animali che ci sono, invece, hanno tutti questa caratteristica di avere un davanti e un dietro, e quando hai un davanti e un dietro, hai anche un sopra e un sotto, un destra e un sinistra. Questo gruppo di animali che hanno un davanti e un dietro, un sopra e un sotto, un destra e un sinistra, si chiamano gli animali bilateri. Quindi ci sono i poriferi, gli cnidari, e poi ci sono i bilateri. Bilateri. Tutti gli altri animali, a parte i poriferi e i cnidari, sono bilateri. Bilateria. Quindi anche noi rientriamo naturalmente in questo gruppo dei bilateri perché abbiamo un sopra, un sotto, un davanti e un dietro, che okay? Gli animali con una simmetria bilaterale, si dice di qua e di là. Questi animali bilateri hanno una testa e hanno anche tutti quanti, non tutti quanti, ma quasi tutti. Lasciamo perdere, andiamo avanti. Scusatemi. Di questi animali bilateri li si può suddividere in due gruppi molto grossi, molto importanti. Oggi di questi gruppi ne vediamo solamente uno, l'altro è l'argomento di domani. Questi due gruppi in cui possiamo suddividere gli animali bilateri sono gli animali protostomi, che sono quelli che vediamo oggi, che è il gruppo più grande, e gli animali deuterostomi. Protosco del primo, deuterosco del secondo. Deuterostomi. Allora, da che cosa deriva no, questi due nomi? Questi due nomi, stoma vuol dire bocca, vuol dire prima bocca e seconda bocca. Da che cosa deriva? Deriva da come si formano la bocca e l'ano, che stanno a un capo e dall'altro, dell'apparato digerente. Tutti questi animali hanno un tubo che li passa attraverso, che è il loro apparato digerente. Mangiano dalla bocca e eliminano i rifiuti, naturalmente, dall'altro lato. Allora, quando questi organismi si formano, a partire da una sola cellula, lo zigote, esiste, dopo le prime fasi di sviluppo, un momento in cui si forma una palla vuota di cellule. Allora, c'è lo zigote, ok? L'uovo fecondato, se vogliamo, è la cellula uovo. Aspettate qua, questa è la cellula uovo. E dopo un certo tot di tempo, questo succede in tutti gli animali, ok? Si viene a formare una palla vuota di cellule, così. Questo succede anche a noi e a tutti quanti, a tutti gli animali. Okay? Si trasforma in una palla vuota in questo modo. Questa palla vuota si chiama la blastula. Blastula. Allora noi possiamo immaginare, se abbiamo una palla vuota, così, di ficcarci un dito dentro e di, come dire, cominciare a formare un canale che va verso dentro. Vi faccio il disegno così, se non si fosse capito. Allora immaginiamo di avere questa blastula e di fare entrare all'interno, ok, come un tubo, per così dire, all'interno così. Okay. E questo tubo cresce, 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 cresce fino a raggiungere, cresce all'interno, cioè si rientra così, cresce all'interno fino ad arrivare dall'altro lato della blastula di questa palla vuota. Okay? Allora, questa rientranza, questo primo punto in cui le cellule entrano dentro e formano questo foro, okay? Quindi il foro, questa regione qua, okay? Va bene? Ha un nome, si chiama il blastoporo. Vedete quanti nomi ci toccherà sentirci oggi? Blastoporo. E questo blastoporo poi raggiungerà l'altro
lato opposto, si fonderà col lato opposto e formerà un tubo dentro alla blastula. Questo tubo dentro la blastula diventerà poi l'apparato digerente. Allora, perché vi sto dicendo sta roba qua? Perché la distinzione principale tra i protostomi e i deuterostomi sta in questo. Nei protostomi, il blastoporo, cioè questo foro che si forma all'inizio, diventerà la bocca. Nei deuterostomi, invece, questo foro che si forma all'inizio diventerà l'ano. Quindi, in poche parole, questi due gruppi di animali sono costruiti al contrario. I protostomi sono costruiti a partire dalla bocca. I deuterostomi sono costruiti, tra cui noi, sono costruiti a partire dall'ano. Cioè, la prima cosa che si forma in assoluto è l'ano, okay? Nei deuterostomi. Mentre nei protostomi la prima struttura riconoscibile che si forma in assoluto è la bocca. Noi studiamo oggi gli animali protostomi, in cui la prima struttura che si forma è la bocca. Gli altri sono completamente a rovescio, quindi niente di tutte le strutture che ritroviamo nei protostomi e nei deuterostomi sono omologhe, sono tutte strutture analoghe che sono evolute due volte perché sono dall'origine sono uno il contrario dell'altro, in parole povere. Okay? Quindi parliamo di animali protostomi, ripeto, in cui la prima cosa che si forma è la bocca. Oggi. Okay? Praticamente tutti gli animali sono protostomi tranne le stelle marine e i vertebrati. Per farlo molto semplice. Okay, questi qui che vediamo qui a destra. Allora parliamo di animali protostomi. Abbiamo detto bilateri protostomi. Quindi questo è l'argomento di oggi, okay? Protostomi. Di questi protostomi ci sono moltissimi, 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 moltissimi gruppi. Neanche questo grafico qua ci dimostra tutti, ce ne sono molti, molti altri. Però la maggior parte sono gruppi piccoli di animali che non si notano particolarmente. Allora noi diremo qualcosa di un po' tutti questi e alcuni, quelli più importanti, li approfondiremo. Allora, per chiarirci, quali sono i tre gruppi più importanti di animali che comprendono il più grande numero di specie? Sono fondamentalmente tre. Due li vediamo oggi, uno domani. Sono gli artropodi, che comprendono gli insetti, i ragni e quelle cose lì. Artropodi, che vediamo oggi, i molluschi, e tutti sapete cosa sono i molluschi, e poi ci sono i vertebrati, che vediamo domani invece, perché sono deuterostomi. Ok? Quindi questi sono i tre gruppi principali. Adesso parliamo prima di qualche gruppo un po' più piccolo. Il primo gruppo più piccolo di cui parliamo oggi è il gruppo dei vermi piatti, cosiddetti vermi piatti o platelminti. Platelminti è un'altra parola. Oh, no, non... E beh, facciamolo qua. Platelminti. Vermi piatti. Questi vermi piatti sono organismi che non hanno l'ano, hanno un'unica bocca e hanno una struttura del corpo piatta, schiacciata. Mangiano da quest'unica bocca, assorbono i nutrienti e poi li eliminano dallo stesso foro. Andiamo a vedere i platelminti. Ho sbagliato allora. Platelminti. Ok, ecco qua. Allora, questi qui che vedete, molto colorati, sono dei platelminti marini che vivono nel mare. Sono dei vermi piatti, vedete, non hanno una testa, non hanno niente, hanno un corpo molto semplice. La loro struttura interna anche è semplicissima. Alcuni di questi vivono una vita libera, come questi, si nutrono di alghe. Qualcosa di piccoli organismi che assorbono dal terreno, dalla loro bocca, che si trova in basso, di solito al centro dell'animale, c'è la bocca, ok? Altri di questi vermi piatti, invece, come questo, per esempio, o che non si vede granché, vivono nelle acque dolci. Questo lo potete trovare sotto i sassi in qualche torrente, ok? E hanno queste due macchie oculari, noi le abbiamo studiate quando abbiamo parlato dell'evoluzione dell'occhio, sono due macchie oculari queste. Molti platelminti poi sono dei parassiti, per esempio la tenia, Tenia solium, è il verme solitario, cosiddetto, ok? È un parassita dell'intestino, vive nell'intestino dei mammiferi, verme piatto. Questi vermi piatti di solito sono ermafroditi, cioè hanno organi riproduttivi sia maschili
sia femminili, quindi non hanno sessi separati, ma sono sia maschio sia femmina contemporaneamente e quando si accoppiano si fecondano a vicenda di solito, okay? Quindi fanno sia da maschio sia da femmina per gli altri vermi piatti come questi. Molti sono appunto parassiti, okay? Che provocano varie malattie anche gravi tante volte. Questo è uno, okay? La fasciola epatica è un'altra, quella che vive nel fegato, questo è rappresentato qui. Okay, vediamo se c'è, molto schifo, ma fasciola epatica, questa vive nelle erbe, ok? Acquatiche, se qualcuno mangia le erbe acquatiche, questo verme piatto così entra attraverso l'intestino, raggiunge il fegato, si moltiplica tantissimo e mangia il fegato, che bello degli animali, compreso l'uomo, può succedere, che okay, è una brutta bestia, verme piatto, fasciola epatica. Questi sono i vermi piatti. C'è poi un altro gruppo piccolino, qui, che lo diciamo solo perché è nominato qua, ma ce ne sono tanti, sono i nemertini, Nemertea. Questi vermi sono un po' simili ai vermi piatti, ma hanno l'ano separato dalla bocca, Nemertea, e sono generalmente dei predatori, questi, ok? Mangiano altri organismi che catturano con una specie di proboscide che sono capaci di sparare fuori dalla parte anteriore del corpo. Qua c'è questo video che è diventato famoso e vediamo se siamo capaci di vederlo. Sono i vermi nemertini. Vediamone qua, qualcuno, anche li abbiamo già visti, molti sono molto colorati, sono belli. Li nominiamo solo perché ci sono qua, ok? Invece un gruppo estremamente importante, sempre di vermi, sono invece i vermi nematodi. Nematodi. Questi sono quasi tutti molto piccoli e più o meno invisibili, ma sono estremamente, estremamente, estremamente comuni. Un esperto di questo gruppo, i nudibranchi sono... No, non sono nudibranchi. Un esperto di questo gruppo di animali ha detto che se noi eliminassimo dalla terra tutto e lasciassimo, se noi eliminassimo dalla terra tutto quanto, tranne i nematodi, tutto sarebbe ancora riconoscibile, perché ce ne sono talmente tanti e sono praticamente dappertutto e ogni oggetto che noi vediamo ha talmente tanti di questi vermi dentro che si potrebbe vedere il contorno da quanti sono. Allora, come sono fatti questi vermi nematodi? Andiamo a vederne un po' qualcuno. Non sono belli perché sono molto piccoli, però sono estremamente importanti, quindi vale la pena nominarli, ok? Sono quasi tutti così, vedete, microscopici, questi sono visti al microscopio, ok? Piccolissimi, sono lunghi una frazione, magari un mezzo millimetro, una cosa così, ok? E questi hanno la caratteristica particolare, a parte che anche questi sono ermafroditi di solito, quindi sia maschio sia femmina, è che tutti i loro organi sono tenuti sotto pressione, cioè il motivo del loro grande successo è che all'interno contengono acqua sotto pressione e quindi i loro muscoli possono usare questa specie di scheletro fatto di acqua per far leva in un certo senso e quindi sono molto efficaci nello spostarsi anche in ambienti terrestri. Quindi sono diffusissimi sia nei mari sia anche questi nelle terre emerse, nei posti asciutti. Il fatto che i loro organi siano sotto pressione, dovuti a questo scheletro di acqua, comporta una roba che fa un po' ridere, è che se loro aprissero la bocca, vomiterebbero fuori tutto l'intestino e tutti gli organi che hanno all'interno. Perciò la loro bocca è doppia, hanno una bo doppia bocca e hanno l'ano dall'altra parte, come un bravo bilaterio, ok? La loro bocca è doppia, praticamente hanno due aperture così, ok? Qua c'è l'intestino, questo è un pezzo della bocca, questo è l'altro pezzo della bocca e quando mangiano, prima aprono la parte fuori e tengono chiusa quella dentro, chiudono la bocca fuori, aprono la bocca dentro e mandano giù, perché altrimenti se aprissero tutte e due contemporaneamente, la pressione del plasma farebbe sputare fuori dalla bocca tutti quanti gli organi interni. Che bella cosa, ok? Questi sono i vermi nematodi e ce ne sono tantissimi di questi vermi nematodi, sono dappertutto, sono piccolissimi e numerosissimi.
Alcuni anche di questi, non molti, sono parassiti anche dell'intestino, anche dell'uomo. Per esempio, uno molto grosso, Ascaris lumbricoides. Vediamo se lo troviamo. Ascaris, eccolo qui, va bene. Questi qui si trovano, ma che bello, mamma mia, bel piatto di vermi intestinali che si trovano nell'intestino di alcune persone sfortunate che mangiano le uova che si trovano nel terreno di solito, ok? E vermi, un verme nematode, parassita dei mammiferi e di altri animali. Ok? Questo è un gruppo, altro gruppo molto importante. Un gruppo più piccolo di vermi, vi giuro che ho quasi finito con i vermi, sono i rotiferi, che vi dico solo che esistono. Sono vermi piccolissimi, piccolissimi, che vivono in tutte le acque, sono comunissimi nelle acque dolci, e vi faccio solo vedere. Rotiferi, un gruppo, eccoli qua, vedete, sono estremamente piccoli. Vedete che sono foto al microscopio. Si chiamano rotiferi perché in cima hanno delle specie di ruote di ciglia che gli servono per filtrare l'acqua. Allora, i nematodi si nutrono praticamente di tutto, okay? Hanno varissimi stili di vita e di nutrimento. Sono adatti un po' a tutti quanti gli habitat, a tantissimi. Okay? Va bene. Altri gruppi minori, i tardigradi. Sono detti orsetti d'acqua, perché sembrano un orsetto. Vediamoli, tanto per dire che ci sono. Eccoli qua, vedete, sono microscopici, molto piccoli, con queste zampine e queste spine, questi uncini che si trovano alla base delle zampe. Io ve li nomino solo che esistono, vengono chiamati appunto orsetti d'acqua. Sono molto resistenti questi organismi all'essiccamento, sono capaci di vivere nelle condizioni più sfavorevoli. Comunque a noi non interessano più di tanto. Okay? Gli onicofori, idem, altro gruppo piccolo di vermi, strani, ve li faccio vedere che esistono, tanto per farvi vedere, non sono molto importanti, eccoli qui, vedete, sono dei tipi di verme molto particolari. Questo sta sparando della colla, praticamente, che gli serve per catturare le sue prede, questo è un predatore, i vermi onicofori, non sono tanti. Una cosa un po' rara, però sono particolari. Vi nomino perché ci sono nel nostro elenco.